Siamo con Ferruccio Gabba dell'azienda Tubertini per presentare delle interessantissime novità per il 2023. Ho visto, Ferruccio, che in occasione dell'Italia Master tantissime persone erano proprio attirate dalle nuove Rubesienne. Vuoi raccontarcele, vuoi magari spiegarci un po' quali sono le novità? Sì, 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 adesso ve le spieghiamo. E sì, sono attirate dalle Rubesienne perché diciamo che l'Italia Master è una manifestazione proprio tipica del riguardante l'agonismo. Cioè, quindi chiaramente i pescatori che vengono qua in questa giornata si avvicinano alle Rubesienne, ai panchetti, alle canne inglesi. Adesso infatti vi voglio spiegare prima di tutto le Rubesienne. E quest'anno abbiamo presentato tre nuove canne e il concetto come geometria è rimasto lo stesso di quello dell'anno scorso, mi spiego meglio. E praticamente abbiamo i pezzi centrali della canna che vanno inseriti tutti nella base a 13 e il pezzo a 11 invece rimane a parte. E praticamente abbiamo appunto queste tre canne che partiamo dal top di gamma che è la Stark, che rispetto a quella dell'anno scorso abbiamo ridotto il diametro e di conseguenza abbiamo ottenuto una canna più leggera, più bilanciata, e riuscendo a mantenere comunque la rigidità di quella dell'anno passato. E abbiamo cercato questa filosofia proprio perché negli ultimi anni diciamo che le esigenze di mercato vanno in questa direzione, cioè si cercano, i nostri clienti cercano canne più bilanciate e soprattutto più leggere. Ecco, ottime recensioni ho visto anche sulla, sì, sulla Versus. Esattamente. La seconda canna, diciamo così, in ordine di fascia è la Versus, che è una canna comunque anche questa sempre molto bilanciata e leggera, ma un pochino più affidabile, quindi è, diciamo che è la classica all round, che si può essere utilizzata sia per pesche un pochino più gravose come quelle che magari negli ultimi tempi si trovano in campi gara come Medellana, Migliarino e così via, e però con punte leggere può essere utilizzata anche a pescare cavedani, insomma diciamo pesche più meno gravose. E se vogliamo invece andare sulle pesche gravose? Se vogliamo andare sulle pesche gravose, se vogliamo prendere tanti pesci grandi, abbiamo la Power, che è una canna che ha un'affidabilità eccezionale e oltre a questo fa anche da muletto alle altre due, cioè quindi i pezzi sono intercambiabili e di conseguenza con la Power abbinata ad una delle altre due abbiamo anche il classico muletto nell'eventualità che potesse succedere qualche, diciamo così, piccolo inconveniente sulle altre canne. Ecco, poi abbiamo anche i panieri, che anche sì, qua abbiamo, sì, delle novità 2023. Uno sei seduto te. Sì, in uno ci sono seduto sopra io, e ecco, questo qua è il modello intermedio, questo è l'HX300, perché la gamma comprende tre panieri, l'HX100, 300 e 500. E diciamo che abbiamo cercato comunque di alleggerire il telaio. Infatti in questo modello abbiamo applicato i piedi in plastica, che sono più leggeri di quelli in alluminio. Non abbiamo la copertura sopra la pedana, in alluminio sempre, e così facendo abbiamo ridotto il peso di circa 700-800 grammi rispetto al modello precedente. E nel modello, diciamo così, 500, che possiamo vedere che da quest'altra questo. Parte, che è tutto accessoriato, come novità abbiamo anche il modulo, che come potete notare, allora, l'anno scorso avevamo solo il modulo, aveva i due cassettini, uno di fianco all'altro. Questo modulo invece ha i due cassettini più piccoli sovrapposti e uno di fianco invece più fondo per riporre gli oggetti più ingombranti. In questo modello abbiamo riproposto i piedi in alluminio, perché sono piedi che comunque, se devono essere posizionati su terreni un po' scivolosi, sono più grappanti. E un'altra differenza rispetto a quello dell'anno passato sono i pomellini, diciamo così, dei piedi telescopici, che sono gommati, quindi facilitano anche la presa, anche quando abbiamo le mani magari bagnate o magari sporche di pastura, che sono le mani scivolose, con questi pomellini qui gommati si riesce a stringere ancora meglio. E poi abbiamo l'ultimo modello. Sì, che è l'HX100. Sì. Sì, che l'abbiamo da quest'altra parte, che qui abbiamo cercato di ridurre al massimo il peso del paniere, abbiamo cercato di ridurlo al massimo utilizzando un telaio minimale,
e abbiamo sempre dotato questo paniere dei piedi in plastica che sono più leggeri, questo per facilitare il trasporto e il carico, diciamo così, sulla macchina. Mantiene sempre le stesse caratteristiche, pedana scorrevole. Pedana tutto scorrevole, è stato proprio... diciamo che questo è stato studiato per cercare proprio di ottenere un attrezzo, diciamo così, il più leggero possibile. Affidabile, affidabile ma con... e leggero. Sì. E a proposito di affidabilità, qua sopra il paniere ho visto questa nuova buffetteria. Sì, abbiamo questa nuova linea. Che è chiamata Offshore, che si contraddistingue da questa colorazione grigia e che ha la particolarità di avere le cerniere in policarbonato, perché diciamo che in questo materiale non hanno il problema di che si possono arrugginire, quindi anche limitare la scorrevolezza della cerniera stessa. Ecco, ultima cosa, poi Ferruccio. Abbiamo anche un'altra cosa di cui volevo parlare, che sono una serie nuova di canne inglesi che si chiamano le Finesse Match, che la gamma è composta da 2,390 e 2,420. Infatti anche potete forse capire già dal nome Finesse, sono canne prodotte con il massimo del materiale, il miglior materiale possibile. Cioè, adesso voi dalle immagini non potete vedere perché sono canne che hanno una leggerezza estrema e hanno dei casting leggeri, cioè la 3,90 va da 2 a 12 grammi, poi abbiamo l'altra 3,90 che va da 4 a 14 grammi, mentre le 4,20 abbiamo la prima che fa 3,14 e la seconda fa 6,16. Sono canne che possono essere utilizzate con delle grammature di questo tipo, leggero, e soprattutto sono canne che possono essere utilizzate con fili molto sottili, ami molto piccoli, per pescare appunto pesci tipo cavedeni o anche le stesse brem, però magari quando diventano molto molto difficili da catturare. Ecco, una pescatina con 14 grammi sui 20-25 metri, sì, qua queste placchette, sì. Come ce le vedi queste canne? Ah, sarebbe ideale, soprattutto la 4,20, diciamo, se dovendo utilizzare un galleggiante da 14-16 grammi con degli ami molto piccoli, sicuramente sono canne ideali, sono canne che sicuramente vanno molto bene anche a pescare tipo Umbertide con la classica pennina da 4-6 grammi sulla riva opposta, oppure in certi posti anche del centro Italia come il Lago del Salto, questi posti qui dove diciamo pescano delle brem con grammature un pochino più leggere rispetto ad esempio a Corbara. E che immagino che anche l'azione sia stata fatta proprio per permettere, sì, di affrontare con, esatto, fili sottili dei pesci anche importanti, anche mi importanti. Hai parlato di cavedani. Sì. Un'azione molto parabolica, canne prodotte cercando di utilizzare la migliore tecnologia possibile. Bene, grazie mille Ferruccio, complimenti anche per queste interessanti novità. Grazie. Quest'ultima cosa delle finesse devo dire che mi ha colpito molto, sì, quindi spero di avere l'occasione una volta di andare a prendere 4 cavedene ad Umbertide con una di queste canne. Secondo me con questa canna qua potresti anche prenderla anche tu. Grazie mille. Ciao, ti arrivederci.